Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. Il Tribunale di Bassano, costato 12 milioni di euro e lasciato prendere polvere in seguito alla revisione dell'assetto della giustizia italiana, deve essere riaperto. Fin qui sono tutti d'accordo e le varie forze politiche lo hanno ribadito nelle recenti campagne elettorali. Ora la cittadella della giustizia della Pedemontana ritorna all'attenzione del governo grazie a un'interrogazione formalizzata dalla senatrice del PD Daniela Sbrollini. Non lo abbiamo mai abbandonato, non abbiamo voluto neanche strumentalizzare il tema ulteriormente durante la campagna elettorale, però è evidente che dopo le promesse fatte dal ministro Bonafede proprio durante l'insediamento del governo, quindi parliamo di un anno fa, in cui si diceva che saremmo arrivati ad dare delle risposte sulla cittadella di Bassano, io oggi vi dico con grande rammarico che siamo al 10 di giugno e non abbiamo nessuna risposta. Lo scatolone vuoto dell'ormai ex tribunale Pusse Nuovo di Zecca sta già subendo i danni del tempo e anche quelli del maltempo. Sappiamo che l'ultimo allagamento ha provocato dei danni importanti, questa struttura che è costata al Ministero 12 milioni di euro rischia in questo modo di essere ulteriormente danneggiata e andare sicuramente a decadere dal punto di vista proprio anche strutturale. Ecco allora l'interrogazione dell'esponente del PD che verrà proposta a tutte le forze politiche per la condivisione e la sottoscrizione. Allora io ho presentato un'interrogazione ribadendo tutta la storia di questi anni, la grande attenzione che c'è stata da parte di tutti in maniera bipartisan tra le forze economiche, le forze politiche eccetera, ed è un appello quindi che io rivolgo al governo e al ministro Bonafede per rispondere a questa città, perché non vorrei che anche alcuni fondi che erano stati predisposti per questo tribunale, per questa cittadella, fossero poi ricollocati in altri ambiti. Allora, vogliamo avere delle risposte concrete. La senatrice chiede quindi al Ministro della Giustizia se intenda prendere una decisione definitiva per la destinazione della struttura e soprattutto se intenda riaprire il presidio. Ora sei fuori casa, lei in casa non ci torna. Esatto. Antonella Dalla Zuanna vive a Val Brenta, meglio, a Val Brenta ha la sua casa, ma da qualche mese l'abitazione è occupata da una donna che l'avrebbe dovuta seguire perché malata, che si è portata dietro il figlioletto e la madre. E per la Dalla Zuanna, rimasta sola dopo la morte della sorella, non c'è più posto, tanto che ha dovuto trovare una sistemazione all'RSA di Marostica. Una storia che ha dell'incredibile, che la nostra telespettatrice ha voluto raccontare a Rete Veneta, una storia di diritti violati e di fragilità. Sono rimasta anche 24 ore a letto. Ce l'ho lasciata a letto senza mai alzarla? No, senza mai alzarmi. Lei era via di mattina, era via di pomeriggio, poi aveva il calcio, arrivava anche alle 8 e mezza di sera. Il suo lavoro quando lo faceva? Il suo lavoro di seguirla quando c'era? Mai. Quindi lei era abbandonata in casa sua con queste tre persone che stavano a sbaffo da lei praticamente. Esatto, esatto. Io non potevo assolutamente dirle niente. Poi la cosa è degenerata il 15° giorno che è passato di là il mio medico. E cioè io ero tutta così, tutta tremante. Si è girato piuttosto cattivo verso di lei e gli ha detto: signora, guardi che lei non ha capito un paio di cose. Uno, che la casa è dell'Antonella. Due, che l'Antonella è una malattia molto grave. E secondo me, se chiamassi i carabinieri farebbe bene. E se n'è andato. E lì è scoppiato il finimondo. Quella sera terribile Antonella Dalla Zuanna ha rischiato davvero tanto. Continuavo a chiedere i farmaci della sera, perché io sono molto precisina, no? E nessuno me li dava. Sono andata nel cesto dove tutte le scatoline e gli ho preso sette pastiglie, solo che ho preso sette pastiglie tutte uguali. E io nel frattempo ho chiamato la guardia medica, ho chiamato il centro antiveleni in Bergamo, mi ha detto: signora, sta rischiando veramente la vita. Momenti di angoscia, purtroppo però le cose non vogliono sistemarsi, per lei in casa sua non c'è più posto, dicevamo. Si è rivolta anche a un legale lei? Certo, mi sono rivolta a un legale. Quindi le cose sono seguite adesso da un legale? Sì, sono seguite da un legale, tra l'altro ho fatto querela già anche
per maltrattamenti oltre che per appropriazione indebita di abitazione. Antonella Dalla Zuanna si è rivolta ai carabinieri, ma niente. Lei vuole tornare nella sua casa, dal suo cane. Vorrebbe che le cose si sistemassero nella maniera più semplice, senza astio, senza cattiverie. Cosa chiede lei, signora? Ma io chiedo che vada via pacificamente, perché non voglio... Cioè, purtroppo, se non va, sono costretta a fare un blitz e mandarla via. Però c'è un bambino di mezzo che è un bambino meraviglioso. Alla fine la Tura se ne andrà, come era in programma. Il terrapieno del cantiere del ponte di Bassano, costruito nell'alveo del Brenta, verrà smantellato in una manciata di giorni, tempo permettendo. Gli interventi sono già partiti, come conferma il nuovo assessore ai lavori pubblici di Bassano. La rimozione della Tura è prevista dal programma dei lavori, cioè terminati i lavori sulle prime due stilate, la Tura viene rimossa e l'acqua viene lasciata scorrere nell'interezza del letto del fiume. Lo smantellamento era previsto per il mese scorso, ma l'ondata di maltempo ci ha messo lo zampino. Le opere sono iniziate in questi giorni, stanno iniziando in queste ore e c'è stato qualche giorno di attesa dovuto all'altezza del fiume per consentire alla ditta di poter lavorare in sicurezza e sull'asciutto. Abbiamo dovuto attendere che il fiume Brenta cali la sua portata. In questo momento, stamattina, mi pare si trova a circa 1,20 m di altezza e questo è quello che ci consente da ora in poi di poter intervenire. Resta da capire quanto durerà questa fase dei lavori. È una fase che può durare da una settimana a 15 giorni, dipende dall'aspetto atmosferico innanzitutto, ma mi sembra buono, ma soprattutto anche da come poi si svolge il lavoro in alveo. Per la posa della Tura sul lato Angarano bisognerà invece aspettare qualche mese. I lavori verranno eseguiti perfettamente nello stesso modo con cui sono state eseguite le prime due stilate, cioè a partire dal mese di gennaio, fine dicembre, primo di gennaio, verrà costruita la Tura sul lato destro del fiume Brenta e ci sarà fatto un intervento sulle altre due stilate, nella stessa modalità più o meno con cui sono stati fatti i lavori precedenti. Devo ringraziare prima di tutto Dio, perché io da credente penso che ha steso proprio la sua mano, altrimenti la mia famiglia non ci sarebbe più. È ancora visibilmente sotto shock Cristina Bonin, mamma di due bambini che se non fosse stato per la prontezza dei riflessi di un passante sarebbero annegati in Brenta. La donna attraverso le nostre telecamere, attraverso i social, sta lanciando un appello per poter trovare questa persona che ha salvato i suoi figli. I ragazzini stavano giocando in riva al fiume dove l'acqua è alta pochi centimetri. A un certo punto la ciabatta di uno dei fratellini è scivolata nel fiume. Entrambi sono entrati per afferrarla ma sono stati risucchiati dalla corrente. Il grande si è attaccato a un ramo. Finché mio marito è riuscito a prendere il più piccolo e spingerlo nella riva. In quel momento passava questo signore che non ha esitato, mettendo anche a rischio la sua vita, si è buttato dentro e insieme tutti e tre sono riusciti a tirarlo fuori. Non era facile perché la corrente era veramente potentissima. Mio marito ha detto da solo io non sarei riuscito a tirarlo fuori. Lei ha deciso di lanciare un appello quindi per trovare, per cercare di ritrovare questa persona. Sì, lo devo ringraziare. La riconoscenza che ho è enorme e che Dio lo possa veramente benedire grandemente per quello che ha fatto, insomma, ecco. Grazie a lui i suoi ragazzi sono qua. Giustamente, è vero, è vero. E coglie l'occasione per lanciare un appello. Ho accettato l'intervista proprio prevalentemente per questo, che possa essere una testimonianza che anche ragazzi giovani, età delle medie, prime superiori, che magari d'estate vanno in Brenta per risparmiare i 5-10 euro della piscina, io credo che noi genitori ancora di più dobbiamo essere attenti perché in queste circostanze sono frequenti e queste cose poi non perdonano. Io credo che non c'entri niente, io so nuotare o so muovermi nell'acqua. Il 10 giugno è il giorno di Sant'Antonio, il santo di Padova tra i più venerati nel mondo cattolico. Nella basilica lui intitolata, dove sono conservate le sue reliquie, ogni anno arrivano migliaia di fedeli da ogni parte del mondo per venerare il santo, devoti che pregano sulla sua tomba per chiederne l'intercessione.
Anche a Bassano si trovano i segni del passaggio del santo. In Angarano, nella chiesetta di San Donato, secondo la tradizione religiosa, nell'aprile del 1221 e il 4 ottobre del 1226 vi sostarono San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova. La statua all'esterno della chiesa, con i gigli bianchi, e poi all'interno vari dipinti, ci accompagnano fino alla cella dove, sempre secondo la credenza religiosa, venne ospitato Sant'Antonio durante il suo passaggio a Bassano. Ancora oggi questa piccola cella con il cielo stellato rappresenta un luogo di raccoglimento spirituale. Queste lettere, lasciate dai fedeli, raccontano di quanto il santo sia venerato e pregato anche a Bassano. Secondo lo storico Gianberto Petoello, però, il passaggio di Sant'Antonio a Bassano non sarebbe poi così certo. Finora, infatti, non sarebbero stati trovati documenti. L'associazione tra Sant'Antonio, predicatore contro i catari, no? Gli Ezzelini, sospetti di essere eretici, e San Donato, che il cerchio si chiude, no? Ha favorito questo mito, insomma. Del passaggio di Sant'Antonio. Del passaggio di Sant'Antonio. Ma al di là dei documenti storici, una cosa è certa: Sant'Antonio continua a richiamare fedeli anche a Bassano, persone devote al santo, che non mancheranno di partecipare alla Santa Messa del 13 giugno alle 19, proprio qui, nella chiesetta di San Donato. Obiettivo: divertirsi. È partito alla grande il Bassano Football Camp, organizzato dall'FC Bassano 1903 e dall'associazione Planet Sport, rivolta a ragazzini dai 6 ai 14 anni. Noi siamo stati al centro giovanile, abbiamo trovato il gruppo in pausa merenda. Pausa merenda meno, ovviamente ricordiamo una merenda sana, giusto? Cominciamo da questo? Assolutamente, cerchiamo di curare anche questo aspetto sia durante la merenda che durante il pranzo, quindi assolutamente per degli sportivi è fondamentale anche un'alimentazione sana. Dal lunedì al giovedì siamo qui al centro giovanile, mentre il venerdì, giornata, gran giornata finale, allo stadio Mercanti, in cui ci saranno varie sfide e tornei. Fondamentale il supporto in trenugarlo dei fedelissimi. Sì, assolutamente, loro sono dei tifosi quando c'era a seguire la prima squadra, ma sono veramente a servizio di questa società e anche per questo tipo di progetti, ed è una cosa fondamentale. Vedere che a Bassano ci sia un attaccamento di questo tipo rispetto al calcio è fondamentale. E hanno un ricordo? Sì, assolutamente, la società ha voluto omaggiare tutti questi giovani calciatori con questo pallone, che è, diciamo, simbolo di questa nuova società e soprattutto simbolo della città. Palpabile l'entusiasmo di questi calciatori in erba. Come sta andando questo summer camp? Questa è la mia prima volta. Non sono mai stato in una squadra. Che effetto ti fa? Come ti sembra? Mi sembra di allenarmi come nel TV. Tu vorresti fare il calciatore da grande? Sì. Cosa avete fatto in questi giorni? Ci siamo allenati a giocare a calcio. E poi facciamo delle partite piccole. Avete conosciuto nuovi amichetti? Io sì, è stato bello conoscere nuovi amici, nuovi allenatori, e mi piace questo summer camp. Come sono gli allenatori? Bravi. Piacerebbe fare il calciatore da grande? Beh, dipende, infatti, dipende come andrà. Un'edicola senza edicolante e senza giornali non serve a niente. Ma può far molto comoda una città come Bassano, soprattutto nella bella stagione, quando il centro storico viene preso d'assalto dai turisti. Noi di Rete Veneta abbiamo avuto un'idea. Perché non trasformare l'edicola vuota di Piazza Garibaldi in un chiosco per informazioni turistiche? Abbiamo girato la proposta del sindaco Elena Pavan, che, come si suol dire, ha buttato la palla più in là e ha fatto la sua controproposta, suggerendo l'eliminazione totale dell'edicola. Il chiosco dei giornali di Piazza Garibaldi viene quindi visto dalla nuova amministrazione comunale come un ingombrante rifiuto da rimuovere e non come un'opportunità per sviluppare ulteriormente il settore turistico di Bassano.
Il sindaco Pavan vede nell'edicola, che pure ci risulta essere lì dov'è da qualche tempo, un ostacolo alla visuale del salotto buono cittadino. E non ci vede, come ci fanno notare invece anche molti bassanesi, un simbolo della continuità dell'informazione. Informazione che, anche quella turistica, oggi vola sul web. Ma vuoi mettere il contatto umano per un visitatore, magari straniero, che ha voglia di conoscere Bassano e la sua straordinaria storia? Ci rivolgiamo quindi direttamente al sindaco e le ricordiamo che l'edicola di Piazza Garibaldi è una straordinaria opportunità per veicolare informazioni turistiche che spesso, a causa della posizione dello IAT e della cartellonistica praticamente assente, non raggiungono il turista. La nostra proposta è ancora sul tavolo e ha come ferma carte l'opinione pubblica bassanese, che pure ha un suo peso. Ma il tempo stringe perché la stagione turistica è alle porte e i turisti non aspettano i tempi della politica, mai. Ponte degli Alpini, monumento nazionale, giovedì a Roma doveva essere il giorno tanto atteso, il disegno di legge era all'ordine del giorno in settima commissione, al Senato, ma nulla di fatto. Il motivo? Sentite un po'. Per l'assenza di un sottosegretario del governo, non ce n'era manco uno in commissione, tutto è rimasto bloccato e rinviato alla prossima commissione. Ed era un grande peccato che, a fronte di un impegno corale di questo territorio per dare dignità di monumento nazionale al nostro carissimo ponte, al governo pare che sia sul ponte sia sul tribunale di Bassano del Grappa, della città che è il cuore, la capitale della pedemontana veneta, interessi davvero molto poco. Un disegno di legge che alla Camera sta portando avanti l'onorevole Racchella, al Senato la senatrice Sbrollini e noi ovviamente da Bassano facevamo il tifo affinché ieri si potesse fare un passo avanti. Lei ha sottolineato la Camera Racchella al Senato Sbrollini. Due parti politiche completamente opposte eppure sono più che mai unite per quanto riguarda la questione ponte. Ma direi proprio di sì, qui abbassando il territorio accade quello che deve sempre accadere, cioè Lega e PD in questo caso uniti per portare il ponte a diventare monumento nazionale, però purtroppo non c'è un governo che abbia attenzione a questo territorio e a queste cose, bastava un sottosegretario che facesse presenza, non c'è stato nemmeno quello. Vi ricordate le file di camion, le buche e il caos sulla Valsugana all'altezza dell'abitato di Carpanè? Quella situazione insostenibile ci è stata segnalata dai residenti che non ne possono più e non ci siamo mica andati una volta sola a documentare cosa devono sopportare i cittadini dei centri abitati circostanti. Ora arriva la risposta dall'amministrazione comunale ed è una risposta che farà piacere a chi ha chiamato Rete Veneta per chiederci di portare alla ribalta un problema che si trascina da troppo tempo. Ecco la risposta del sindaco di Valbrenta. Innanzitutto dobbiamo dire che i cittadini di Carpanè hanno ragione e che la situazione è insostenibile, lo è da tempo per le condizioni della strada, ma lo è a maggior ragione con questo avvallamento che crea un disturbo importante. La situazione però si sta evolvendo, purtroppo lo segnaliamo con lentezza, in quanto già da aprile ANAS era pronta per procedere all'asfaltatura. I motivi sono quindi molteplici, si va dal tubo rotto alle magagne del meteo, ma ormai la soluzione pare essere a portata di mano. Non si è proceduto in questa direzione perché lì c'è un avvallamento determinato probabilmente da una perdita dell'acquedotto sottostante e quindi spetta ad ETA la verifica con dei sondaggi per capire dov'è la perdita e come ripararla. Purtroppo sono seguite, a causa delle condizioni climatiche e avverse, meteorologiche avverse del mese di maggio, una serie di richieste di proroga, ma noi ci siamo attivati con ETA e ci è stato assicurato che nella nottata tra lunedì e martedì o comunque la settimana prossima sarà finalmente fatto il sondaggio per verificare dove c'è la perdita. L'acquedotto verrà perciò riparato in tempi molto rapidi, poi si passerà all'asfaltatura e finalmente Carpanè potrà respirare un po'. Ma il problema della strozzatura sulla Valsugana resta, come pure l'immenso volume di auto e camion che passano ogni giorno nella valle. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito. Cherubin, scopre il buono dei salumi nostrani. Crudo stagionato nel Borgo Antico di Soave, 23,90 euro al chilo. Carpaccio morbido di Bresaola, 29,50 euro al chilo. Le previsioni per domani.
L'anticiclone continua a stazionare tra il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, garantendo tempo ampiamente soleggiato sulle regioni di nord-est, in un contesto ancora pienamente estivo. Da segnalare ancora la possibile formazione di locali fenomeni temporaleschi sui rilievi tra il pomeriggio e la sera. Temperature in lieve calo, venti deboli, mare quasi calmo. Da Castelcerino della Lissinia nasce un formaggio di affinato naturale lavorato con panna. Provalo da Cherubin a 12,90 € al chilo. Inoltre, salame felino Parma IGP a 9,90 € al chilo.